Blitz contro la mafia del Gargano, la polizia ha sequestrato armi e droga nelle intercettazioni, i boss pianificano agguati e omicidi ad esponenti di un clan rivale. Sergio De Nicola. Ma presente politici, mi spero che tutte queste Madonna, tu vieni a cinare, non vieni a cinare. Stavano pianificando una strage, una micidiale azione di fuoco contro i rivali. Gli agenti di polizia sono arrivati prima con un blitz scattato all'alba nella zona di Vieste. 7 gli arresti su indagini della procura distrettuale antimafia tra presunti esponenti del clan Perna opposto a quello dei Raduano. Con i due capi agli arresti sono i soldati di questi eserciti della droga che arruolano anche ragazzini di 12-13 anni a fronteggiarsi sul territorio, armati, spregiudicati. Al telefono o in auto parlano senza problemi di fucili e pistole e di come fare fuori chi intralcia gli affari del clan, magari tre in un colpo solo. Quindi andiamo tutti e tre. I soggetti che abbiamo monitorato erano intenzionati e organizzati per commettere altri omicidi, colpirne più, il più possibile anche nello stesso momento. Il Gargano è da tempo al centro di una sanguinosa guerra, 14 gli omicidi in pochi anni tra gruppi criminali dediti al traffico di droga, tonnellate di marijuana ma anche cocaina che dall'Albania arrivano in Puglia. Abbiamo in questa maniera anche interrotto una spirale di sangue che aveva caratterizzato la primavera viestana.